Buongiorno ragazzi, bentornati nel mio canale. Oggi vi vorrei parlare di un libro che ho finito di leggere un paio di giorni fa. Il libro in questione è Il giardino delle spezie segrete di Charlotte Betts. È un libro sul quale io non ho trovato nessuna recensione su YouTube e questo mi ha colpito tantissimo perché è un libro veramente molto bello. Mi ha catturata fin dalle prime pagine. E io credevo che fosse assolutamente molto conosciuto e che su YouTube ci fossero un sacco di recensioni. Invece non ne ho trovato. Ho trovato un book trailer di pochi minuti e poi zero su questo libro. Sono rimasta molto colpita perché davvero è molto molto bello. È la storia di Susanna, una donna che ha perso la madre quando era adolescente, la madre è morta cercando di dare alla luce suo fratello, però purtroppo sono morti entrambi. Quindi lei da quel momento, diciamo, è rimasta da sola con il padre. Il padre l'ha sempre, diciamo, coccolata, andavano a teatro insieme, avevano un ottimo rapporto, un buon dialogo, leggevano dei libri insieme, li commentavano la sera. Quindi diciamo che questo equilibrio con rispetto al rapporto con il padre, Susanna lo preservava gelosamente. Il padre è uno speziale, che è quello che diciamo oggi chiameremo farmacista, perché il libro è ambientato in una Londra del 1600, a metà del 1600, diciamo intorno al 1660-1665. E quindi in quel periodo c'era la peste, quindi la figura dello speziale e del medico sono centrali in questo libro. E Susanna ha imparato il mestiere dal padre piano piano, anche se essendo una donna purtroppo non lo ha mai potuto esercitare, ma ha sempre potuto aiutare il padre, conosce benissimo le erbe, è la sua grande passione e lei questo equilibrio, questo rapporto con il padre comunque la rende felice, fino a che il padre un giorno arriva a casa e le comunica che lui ha intenzione di risposarsi e la donna che risposerà ha dei figli. Lei, Susanna, va letteralmente in crisi perché vede il loro equilibrio, il loro rapporto in pericolo. Solo che comunque il modo di far bene al padre ovviamente non c'è, quindi il padre si risposa e Susanna non è più padrona in casa sua, perché la donna che il padre risposa è una donna molto acida, molto arrogante, molto snob, che non le va mai bene niente, quindi comunque e con Susanna c'è subito astio. Quindi Susanna non è più padrona di muoversi e si ritrova spesso a fare, diciamo, da babysitter ai figli di quest'altra donna, che tra l'altro sono figli molto maleducati, molto, insomma, disordinati, che non le lasciano lo spazio, che non la rispettano. E quindi Susanna davvero è disperata. Fino a che un giorno le arriva una proposta di matrimonio dal cugino di un medico che è amico del padre. E che lei frequenta spesso perché appunto va spesso nella bottega del padre a rifornirsi di erbe da poi somministrare ai suoi pazienti. Conosce questo cugino di questo medico, ne è comunque abbastanza affascinata e attratta. Lui chiede la sua mano, che lei all'inizio rifiuta perché lei è terrorizzata dall'idea di fare la fine di sua madre, quindi di morire di parto. E quindi per lei il matrimonio è pericoloso in quel senso, perché lei ha molta paura di questa cosa, quindi all'inizio rifiuta. Poi però il fatto di non essere più padrona in casa sua, tra l'altro in quel momento scopre che la nuova moglie del padre è di nuovo incinta, quindi arriverà un altro figlio del quale probabilmente poi si dovrebbe occupare lei. Allora, presa un po' dalla disperazione, diciamo che accetta questa proposta di matrimonio. E accade una cosa che lei assolutamente non si aspetta. La prima notte di nozze il matrimonio non viene consumato perché il marito non ce la fa. E lei si dà tutte le colpe, pensa che sia colpa sua e vive, diciamo, questa angoscia perenne del marito che non la desidera e in qualche modo non si sente neanche sposata. È convinta di non essere una buona moglie, anche se in realtà lei ce la mette tutta per essere una buona moglie, per tenere la casa a posto, per renderla sempre accogliente. Però il marito è spesso fuori casa, è molto schivo, non la considera più di tanto. E quindi lei comunque diciamo che si convince di non essere adatta, di non essere adeguata. Poi una sera tra marito e moglie, diciamo che accade un qualcosa che porterà il marito
ad allontanarsi sempre di più dalla moglie. Lei continuerà a non capire il perché e a non spiegarselo. E diciamo che da questo evento particolare cominceranno ad accadere poi delle altre cose che porteranno Susanna in qualche modo anche a cambiare vita e ad entrare in contatto con persone nuove. Però io non vi voglio svelare troppo, non vi voglio raccontare nei dettagli quello che accade perché rischierei di spoilerare troppo il libro. E sarebbe davvero un peccato perché questo libro cattura proprio fin dalle prime pagine. Quindi io davvero giravo le pagine e volevo vedere che cosa accadeva dopo, perché davvero è scritto in un modo molto avvincente. È veramente un libro che mi ha davvero colpito, che mi è piaciuto molto. Ci sono dei tratti anche abbastanza forti, perché ci sono delle descrizioni anche abbastanza forti. Nel momento in cui la protagonista descrive quando la madre è morta di parto, ad esempio, io sono rimasta abbastanza, diciamo, colpita. Cioè, mentre leggevo quel capitolo mi sono dovuta fermare un momento perché davvero stava riuscendo a coinvolgermi molto. E quindi insomma ho avuto bisogno di fare una pausa di qualche secondo, quindi ci sono anche questi aspetti descritti molto bene, talmente bene che riescono comunque a farvi entrare dentro la storia, dentro al libro e dentro ai personaggi. Io ve lo consiglio, è una lettura veramente piacevole da fare, è una lettura che comunque vi lascerà abbastanza con il fiato sospeso sempre, perché pur non essendo un thriller, le storie dei personaggi riusciranno comunque sempre a coinvolgervi fino alla fine. Il finale, seppur sia forse un tantino scontato, davvero è un finale che mi è piaciuto molto. Io in qualche modo speravo in questo tipo di finale, quindi diciamo che ho fatto un po' il tifo perché il finale fosse questo. Quando ho visto che era il finale che io desideravo, sono stata ovviamente molto contenta. E insomma, non c'è comunque quasi nulla di scontato in questo libro, perché è vero che poi dipende anche un po' dalla vostra intuizione personale, perché se siete persone più intuitive, magari alcuni aspetti del libro potete aspettarveli, altri potete aspettarveli meno. Però, tuttavia, io in questa storia non ho trovato elementi così scontati. Diciamo che l'autrice è stata molto abile a raccontare queste storie, quindi è stata anche molto abile a non farmi capire prima dove lei voleva arrivare. Almeno questo è l'effetto che ha fatto a me. Poi, ovviamente, l'unico modo che voi avete per scoprire che effetto farà a voi è leggerlo. E io davvero ve lo consiglio perché è una lettura davvero molto piacevole, un libro veramente coinvolgente, veramente molto molto bello, scritto molto bene. Quindi, buona lettura se deciderete di leggerlo. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video.